Ciao ragazzi, bentornati sulla mia pagina. Allora, qual è l'argomento che voglio trattare oggi? È la polivalenza del cane. I cani che le persone adesso desiderano sono i cani che in teoria dovrebbero far tutti. Quando delle persone si avvicinano al mio allevamento, perché in apparenza hanno la realtà di volersi proteggere, perché sembrerebbe che hanno paura di subire intrusioni, una volta che io le ho descritto tutte le proprietà che ha questo cane, che non sono poche, loro iniziano con le loro domande. Avete presente i SUV, no? Qual è il successo di queste familiari di lusso, che in teoria, ma solo in teoria, dovrebbero essere ideali per andare in montagna, ideali per viaggiare, ideali per vivere in città? Poi se andate a vedere in pratica, in montagna si piantano più di una qualsiasi Panda 4x4, per viaggiare consumano il doppio di qualsiasi altra macchina di lusso, e se la utilizzate in città il parcheggio non riuscirete a trovarlo mai. Ma chiamandola SUV e non semplicemente familiare di lusso, siccome il SUV è un nome che piace alle persone, è una macchina che viene molto commercializzata. Qual è stato il motivo del grande successo storico che ha avuto il pastore tedesco? Perché il pastore tedesco, attraverso un marketing non indifferente che hanno saputo fare in Germania, è stato presentato per tanti anni come un cane capace di poter esaudire qualsiasi desiderio del padrone. Quindi la possibilità di acquistare un cucciolo qualsiasi che poi, previo all'addestramento, avrebbe potuto soddisfare qualsiasi necessità. Se poi noi andiamo a vedere in pratica, era un cane che doveva essere super affidabile e garantito coi bambini, e poi, se andate a vedere nelle cronache, se ne è già mangiati letteralmente qualcuno. Doveva essere il migliore cane per i non vedenti, tant'è che per i non vedenti vengono sempre più usate altre razze. Doveva essere il miglior cane in assoluto per la guardia, e se voi l'avete già provato per la guardia, avete visto in che percentuali, quanti soggetti sono in grado di soddisfare questa esigenza della famiglia. Doveva essere un cane ideale per il soccorso, e se voi andate a chiedere a quelli del soccorso alpino, vedete quali utilizzano, il migliore come antidroga, infatti utilizzano altre razze, eccetera. Quindi in teoria era un cane come tutti gli altri, però è stato inculcato nella mente delle persone che si trattava di un cane polivalente, che non c'era bisogno di selezione, era già stata fatta la selezione, bastava prendere un cucciolo, addestrarlo e avrebbe esaudito qualsiasi necessità. Ecco, quindi oggi la mentalità della gente è questa. Quando le famiglie si avvicinano a me perché hanno apparente necessità di sicurezza, in teoria sembrerebbe che hanno paura di subire intrusione dei ladri, mi chiedono le caratteristiche di questi cani che seleziono. Finito di elencargliele, che non sono poche, perché è un cane affidabile coi bambini, perché è un cane facilmente mantenibile, perché è un cane molto rustico che non si ammala mai, può dormire fuori, è un cane che lavora tutto il giorno e tutta la notte, non ha bisogno di addestramento, protegge la famiglia, insomma ha tante caratteristiche, ma non bastano, perché la gente inizia sempre con le solite domande: ma me lo posso portare anche a spasso ai giardinetti? Ma lo posso portare con me in camper? Ma posso godermelo e correre in campagna? Ma posso portarlo a far footing con me? Ma posso portarlo in camper? Ma posso invitare gli amichetti dei miei figli e farli giocare? Cioè, in poche parole, il cane, perché ve lo comprate, dovrebbe far tutto. Chi è che vi esaudirà tutte queste necessità? Il primo allevatore poco onesto, che vi dirà: certo signora, lei potrà far tutto. E quali saranno le conseguenze, indipendentemente da come sarà il cane? Che con una probabilità altissima questi cani polivalenti, non appena un ladro scavalcherà il recinto, il primo calcio lo darà al cane, perché tutti gli altri saranno per voi e vi cagherete sotto, voi e i cani, perché questo avviene in realtà, si cagano sotto i cani proprio letteralmente. E poi cosa succede a voi? L'avete già letto nelle cronache, ma inizialmente voi avete fatto questo acquisto perché si trattava di un cane polivalente, come i pastori che, oltre a selezionare un cane che riguardasse il gregge per i lupi, avessero avuto sempre la velleità di prendere il camper, lasciare il gregge lì incustodito, come voi vorreste fare della vostra casa, e partire per le vacanze, oppure prendere i cani da pastore e andare al centro commerciale. Ma riuscite a capire qual è la funzione del cane anti-intrusione? La funzione del cane anti-intrusione è di tenervi fuori le persone indesiderate dalla proprietà. Che cazzo lo vorreste portare in camper o a correre con voi? Il cane, togliendo qualche passeggiata che potete fargli fare attorno all'isolato, un maschio deve avere la sua femmina e deve
stare all'interno della vostra recinzione. Deve essere affidabile, ma innanzitutto vi deve dare quella garanzia che apparentemente sembra che voi state cercando perché avete paura dei ladri. Quando invece i ladri entrano, che cosa accade? Che il maresciallo, piuttosto che l'appuntato dei carabinieri, che la sua massima cultura cinofila normalmente se l'è fatta guardando i filmati del commissario Reis, vi dirà: ma signore, i ladri oggi hanno degli strumenti speciali, addormentano i cani, li ipnotizzano con gli ultrasuoni, hanno degli spray. Ecco, tutto questo non esiste se non nella mente di queste persone che non si sono mai occupati di cani anti-intrusione. Però voi vi convincete al punto che diffondete ovunque questa notizia per mettervi il cuore in pace, che intanto il vostro cane non poteva far niente, quando invece la realtà è che il vostro cane non è che l'hanno addormentato, dormiva già da solo, oppure non è stato minimamente disturbato del fatto che qualcuno entrava all'interno della proprietà. Mica tanto tempo fa sono entrato in un posto, i proprietari mi hanno messo in guardia che il cane mi avrebbe morsicato di sicuro. Loro sono entrati in casa, io l'ho accarezzato, lui me leccava ovunque. Quando è uscito il proprietario era spaventato e ha detto alla moglie: il cane l'hai chiuso? No, perché questo cane con gli strani è molto pericoloso. Questo perché? Perché gliel'aveva detto l'allevatore, lui non ha mai provato, il cane non faceva nessuna reazione, manco abbaiava gli strani, ma lui era convinto che questo cane, che portava dappertutto, che riusciva a gestire nel modo più facile, come fosse un qualsiasi carrello della spesa, poi all'occorrenza avrebbe capito la necessità di intervenire e avrebbe scacciato il ladro. Ok, spero che questo filmato vi apra un po' gli occhi e capiate che è già molto difficile riuscire a fare dei cani specialistici, cioè che sono in grado di fare una sola cosa, figuriamoci di farne tanto insieme. Poi se vi piace far prendere per il culo dalla cinofilia moderna, siete liberi di farlo. Ciao ragazzi, vi ringrazio tanto di avermi ascoltato e a presto, vi saluto.